Un cordiale benvenuto ai nostri telespettatori, il consueto appuntamento quindicinale con l'informazione sindacale. Questa edizione la facciamo nel nome della donna e in tutti i suoi molteplici aspetti, nel recupero della memoria, della sua dignità e ovviamente parlando della donna in questa giornata non possiamo non soffermarci sul non ultimo, comunque, sulla morte della ragazza, madre, donna, Luana Dorazio, operaia di 22 anni, che ha colpito molto non solo le forze sindacali, ma è stato veramente sentito dalla comunità intera. Prato, città listata a lutto, ma è diventato anche un elemento, un nome simbolico, perché racconta di una storia di una ragazza di 22 anni, che è anche madre, che attraverso il lavoro nobilita se stessa e le sue scelte, si rende indipendente, poi non una fatalità, ma le indagini ovviamente poi daranno il giusto rilievo alle responsabilità, muore in maniera molto tragica, quindi lasciando il mondo attonito, e questo è diventato intollerabile, specialmente in una società che pretende, la società italiana, di chiamarsi società 4.0. Il 4 per il momento manca, lo 0 permane, perché morire sul lavoro non è da grande potenza economica. Allora, comunque sia, al di là di questo, noi abbiamo diversi ospiti in studio e non. In studio Patrizia Villa, che è accanto a noi, sindacato della segretaria generale del SUNIA CGIL, qui del coordinamento donne in questo caso. In collegamento via Skype abbiamo Giulia Biagetti, che fa parte del segretario del NANIDIL. Questo ultimo nome coniato per cercare di dare una risposta a contratti che sono insomma, quasi al limite del grottesco. E ovviamente fa parte anche lei del coordinamento donne, oltre che della SUNIA. E poi c'è un contributo che ci viene dalle guide alla Ventana, dallo spagnolo Finestra, Libera Capezzone e Francesco Boni. Allora, innanzitutto cominciamo dal commentare quello che è successo, poi abbiamo fatto anche il nostro servizio che va in onda nei nostri notiziari, curato da Nicola Fremura e Angelo Serantoni. Morire sul lavoro è intollerabile. Luana ha dato una forte scossa, dalla quale si spera che si possa uscire da un continuo tormento, che è quello di lamentarci del fatto che non ci sia abbastanza sicurezza sul lavoro, perché non si può morire sul lavoro, uomo o donna che sia. Ecco sì, questa è un'affermazione che facciamo purtroppo ogni volta che avvengano fatti di questa natura e avvengano ogni giorno. Ma il punto fondamentale è che la sicurezza non è un valore, non è un valore per chi, diciamo, domina il mondo del lavoro e non è un valore anche nella forma che assume, nelle parti del controllo del lavoro, perché se noi abbiamo cambiato la nostra normativa, la CGIL su questo ha denunciato più e più volte, ovvero consentiamo che i medici competenti possano essere soggetti privati pagati dal datore di lavoro e che l'altro elemento che diciamo, interviene sulla sicurezza è responsabile di sicurezza e protezione sul lavoro, che è ancora una figura diciamo, pagata dal datore di lavoro, mentre dall'altra parte in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici abbiamo gli RLS. Le RLS non hanno riconoscimento economico, hanno solo un riconoscimento di tipo temporale, quasi mai esigibile. Sono lavoratori sempre più ricattati date le forme del lavoro, hanno grandissime difficoltà ad essere riconosciuti, oltre ad aver bisogno di competenze immense. La legge 81, che è un'ottima legge, una delle migliori sicuramente europee, per la sua complessità, per la sua articolazione e tutti i protocolli che la CGIL ha stipulato anche in questi ultimi tempi, insieme alle altre organizzazioni sindacali per la sicurezza sul lavoro e poi alla fine nei luoghi di lavoro, specie quelli piccoli come nel caso di Luana, e sono moltissimi, sono i più, è difficilissimo che ci sia l'attenzione e l'ottemperanza alla norma. E chi deve sorvegliare non sempre è una persona che sorveglia al di sopra delle parti. Ci sono, ma nella maggior parte dei casi, purtroppo per quello che possiamo osservare, non è così. Rimanendo sulla donna, in questo caso come coordinamento donne della CGIL, aveva tirato vita a un percorso di progetto che guarda
al passato, recupera la memoria e certe pagine anche di vero e proprio orgoglio dal punto di vista dell'occupazione e della professionalità femminile per in qualche maniera dare maggiore incremento a obiettivi che ovviamente guardano al futuro. Di che si tratta? È un progetto che abbiamo iniziato praticamente l'8 marzo di quest'anno e abbiamo intitolato Dal recupero della memoria generiamo il futuro. Perché abbiamo osservato questo, che i lavori fatti dalle donne vengono un pochino più classificati come hobby, no? Non sono considerati lavori veri e propri. Invece noi abbiamo nella cultura della nostra città grandi esempi di donne lavoratrici e vi ricordo come venivano rappresentate, perché se noi per esempio andiamo a riguardare il famoso quadro di Silvestro Lega delle Cenciaiole, guardiamo i volti di quelle donne, sono donne fiere. L'8 marzo Francesco Boni e Libera Capezzone, poi ve lo diranno loro, hanno raccontato storie di donne molto libere, molto importanti, donne partigiane, ma anche donne lavoratrici che si sono, diciamo, assunte l'onere di difendere altre lavoratrici ed altri lavoratori. Allora noi abbiamo pensato che dobbiamo riragionare su quello che avevamo, riportarlo a dignità e al ricordo, riraccontarlo per generare un nuovo modo di parlare di lavoro e per ridare dignità a quella che è stata la radice della nostra cultura. Faccio un esempio semplicissimo. Durante il lockdown erano aperte solamente le attività, diciamo, di stretto interesse, diciamo, per la prosecuzione della vita quotidiana. Erano aperti i ferramenta, erano chiuse le mercerie. Perché riparare un bottone oppure mettere una toppa ai pantaloni o allungare e scorciare una gonna non è un elemento fondamentale, mentre cambiare una vita lo è. Cioè, queste sono mentalità assolutamente sbagliate, che non danno dignità alla cura. E la cura è fatta di molte cose. Noi lo raccontiamo nel nostro progetto, come dicevo, ha avuto per adesso, diciamo, tre passaggi. L'ultimo ci sarà il 21 di maggio e il primo è stato, diciamo, i tempi di vita e di lavoro nella Città delle Nazioni, poi Giulia racconterà meglio qual è stato questo risultato. Il secondo che abbiamo fatto nel mese di aprile è abitare il territorio non è solo avere un tetto sulla testa. Il prossimo, il 21 di maggio alle 17:30, rigenerazione urbana, un filo che tessa luoghi da amare, ovvero non limitarci a sperare e guardarsi i piedi e guardare in basso, ma alzare gli occhi e guardare il futuro. In merito a questo, io vorrei fare un ricordo anche sulla condizione del lavoro, vorrei ricordare un episodio molto particolare che ci richiama alla Grande Guerra, quando centinaia di migliaia di uomini erano a fronte, le donne furono in qualche maniera obbligate, spinte ad apprendere lavori ovviamente maschili, conduttrici di tram, lavorare nelle imprese siderurgiche e quant'altro. E ovviamente fu un momento particolare che non può certo essere dimenticato. Ci pensò poi la nascente fascismo a rimettere, diciamo, come si dice in termini toscani, alla conca, perché con l'accusa che rubavano il lavoro ai reduci, ovviamente dovevano di nuovo tornare indietro. Ma ovviamente quando si fa un passo in avanti, fare un passo indietro ce ne accorgiamo e rimane comunque nel substrato della memoria della donna. Vediamo intanto il contributo di Francesco Boni e Libera Capezzone, guide alla Ventana. Salve a tutti, sono Francesco Boni di Guide alla Ventana. Oggi voglio parlarvi della memoria. La memoria non è un contenitore dove andare a ricercare cianfrusaglie e oggetti al momento del bisogno. È un qualcosa da coltivare, sempre, giorno per giorno, perché rafforza la nostra identità come persone, come popolo, come cultori di tradizioni da tramandare di voce in voce, di bocca in bocca. Abbiamo quindi pensato insieme a CGIL e al Comitato Sunia di organizzare un ciclo di eventi che ha già preso piede a partire dall'8 marzo e che hanno visto avvicendarsi tantissimi personaggi livornesi e non solo, che ci hanno aiutato a ricostruire un po' la memoria livornese, prettamente livornese.
Questo ciclo di incontri si è concretizzato proprio a partire dall'8 marzo, una data simbolo che, in quanto rappresentativa della festa della donna, ha visto l'uscita di un video a cura del sottoscritto e di Libera Capezzone, in cui abbiamo parlato proprio della donna e come era immersa all'interno di un contesto sociale. Quindi Libera ci ha raccontato dei diritti delle donne che molto spesso venivano accusate anche di rubare il lavoro agli uomini, e io invece ho raccontato di quattro donne fondamentali per la storia del territorio livornese, che sono Osmana Benetti, Erminia Cremoni, Ubaldina Pannocchia e Primetta Cipolli. Donne forti, donne antifasciste, partigiane. E subito dopo, dopo questo video introduttivo, il 19 marzo ci siamo ritrovati online e abbiamo parlato dei mestieri di una volta che proprio le donne si occupavano di mantenere ancora vivi fino a poco tempo fa, i mestieri di una volta che tanto arricchivano il panorama lavorativo livornese e non solo. Il terzo incontro avrà luogo il 21 maggio e tratterà della rigenerazione urbana. Ci siamo chiesti quali tra le tante iniziative possano davvero arricchire Livorno a livello proprio di rigenerazione urbana. E una di queste, sicuramente, una di queste risposte ce la dà la street art. Numerosi sono gli esempi, infatti, di street artist, anche non livornesi, ma che vengono a Livorno proprio per valorizzare questo contesto culturale, storico, artistico. Ecco che la street art, unita poi all'incontro con una sociologa che ci racconterà proprio il difficile passaggio poi, insomma, anche dell'accettazione sociale della street art o anche di numerose altre iniziative, può essere davvero un'arma vincente per la rigenerazione urbana. Ciao a tutti, buonasera, io sono Libera Capezzone, una guida turistica, un artista che fa parte del collettivo di Uovo alla Pop, e insieme alle colleghe di Uovo alla Pop e successivamente a Francesco Boni, nell'aprile del 2020, quindi esattamente un anno fa, proprio in pieno lockdown, è nato il progetto di Guide alla Ventana, ovvero Guide alla Finestra. Un progetto rivolto principalmente alle guide turistiche, che sono state e continuano a essere una categoria tra le più colpite dalla crisi dovuta al Covid, alla pandemia, e che però possono essere, a mio avviso, e sono sempre state in verità, una grande risorsa per il nostro paese. Sono state le rappresentanti, i biglietti da visita del nostro patrimonio culturale a persone che venivano da tutte le parti del mondo. Guide alla Ventana è nato come un progetto che potesse mettere in connessione le persone, le guide turistiche e non solo, in connessione alle persone grazie all'amore per il nostro patrimonio, per la storia, per la letteratura, per la storia di quelle persone che forse a volte non si ritrovano esattamente sui libri, ma che si possono ritrovare soltanto nei ricordi. Queste connessioni si mettono in circolo condividendo ma anche partecipando ad un dibattito, ed è per questo che quando CGL ci ha chiesto di inventare, di strutturare insieme a loro dei dibattiti veri e propri su degli argomenti così importanti come l'abitare, come la rigenerazione urbana, siamo stati molto contenti. In questo prossimo incontro del 21 maggio parleremo appunto di rigenerazione urbana, rigenerare, portare a nuova vita. Cosa vuol dire? Come significa? Come si attua? Ne vale la pena oppure no? Ecco, ne parleremo con persone che si occupano proprio di questo, come dei sociologi, come degli architetti, e faremo anche un'analisi sulla storia proprio livornese del nostro territorio, quando e come e perché si sono attuati dei progetti di rigenerazione urbana. Questo sarà l'ultimo incontro per adesso di alcuni di questi appunto dibattiti offerti da CGL e promossi anche da Guide alla Ventana, incontri che speriamo possano essere, insomma, avere ancora un futuro in questa piattaforma digitale che poi alla fine
abbiamo scoperto che può essere un mezzo che unisce. Quindi vi aspettiamo il 21 maggio, Libera Capezzone, mio collega Francesco Boni e tutti gli ospiti che avremo con noi, e sarà un piacere parlare di rigenerazione urbana. Grazie al video omaggio di Libera Capezzone e Francesco Boni. Io vado subito da Giulia Biagetti per avere così un sunto di quello che sinora, nei vari appuntamenti che avete già affrontato, è emerso, perché tra l'altro cose, mi sembra di aver capito, c'è stata anche una partecipazione piuttosto massiccia, forse attraverso anche il video, rimanendo ognuno in casa propria, si vince anche l'emotività, la timidezza nel vedersi magari accanto e nelle mura della propria casa, boom, si esprime, esce fuori lo spirito proprio unico, probabilmente, di una città come questa. Sì, è stata un po' una sfida di lanciare queste assemblee, però in video, online, e quindi un venerdì al mese abbiamo cercato di coinvolgere le donne del nostro ordinamento, ma non solo, quindi tutti i cittadini che volevano partecipare in questi incontri pubblici, proprio per provare a parlare insieme di alcuni temi seguendo comunque un filo. Abbiamo iniziato appunto parlando delle donne, dei mestieri della città, nella città delle nazioni, le cenciaiole, le corallaie, le lavandaie, per poi andare a parlare delle battaglie che queste donne hanno fatto, appunto come ci diceva anche un po' prima Patrizia, quindi le battaglie delle donne operaie nell'antifascismo, ma anche poi successivamente le battaglie delle donne per il voto. E ci siamo chieste quali sono le battaglie delle donne di oggi. E sono le battaglie per la cura, per il riconoscimento del lavoro di cura, il lavoro di cura dei figli, degli anziani, della casa e quindi anche delle città. E da lì abbiamo cercato di capire come le donne partecipano alle battaglie per una nuova idea di città, chiedendo ad esempio servizi per l'infanzia, un welfare che sia pensato anche in un'ottica di genere e tanti altri temi appunto, che poi sono venuti anche dai numerosi contributi e interventi delle persone appunto che hanno partecipato, sia interventi video, sia interventi in chat per chi magari appunto era più timido o aveva più difficoltà a parlare. E questi stessi temi poi li abbiamo ripresi riportandoli poi nel secondo incontro, per cui abitare il territorio non è solo avere un tetto sulla testa. Abbiamo parlato di socialità, di spazi, di condivisione, ma anche di con che chiavi leggere una nuova rinascita delle città, appunto una rigenerazione della città. E abbiamo scelto di leggerlo insieme anche alle guide, in un'ottica di una città sostenibile, dell'equità, del benessere, di una città che vada ad affrontare e a combattere le disuguaglianze sociali per i giovani, per le donne, ma anche per le persone straniere che arrivano nella nostra città, e appunto cercare di portare un benessere e un accesso ai servizi per tutti. Per noi la città appunto deve essere inclusiva, per tutti, desiderabile, sostenibile, ma anche partecipata. E a questo stiamo provando a farlo anche proprio attraverso queste assemblee, sperando poi magari durante l'estate o in un calo dei contagi di fare anche degli incontri in presenza e quindi poi di portare avanti questo percorso ancora per diversi mesi, proprio per poi arrivare a fare una proposta all'amministrazione comunale, che comunque partecipa ed è coinvolta anche nelle nostre iniziative, insieme poi ad altri protagonisti, architetti, sociologi. Nel prossimo appuntamento ci sarà una sociologa che appunto si è occupata di arte urbana, Antonella Sciarra. Abbiamo coinvolto e farà probabilmente un breve intervento Ligama, quindi l'artista che ha fatto il murales in Viale degli Avvalorati, Fiori di Glicine, e proviamo a coinvolgere appunto vari soggetti che possono portare ognuno il proprio contributo. Crediamo che ci sia la necessità di progettare un'idea di futuro, quindi di riflettere insieme per costruirla, e di progettarla in maniera capace, con uno sguardo appunto anche alle esigenze delle giovani generazioni, alle esigenze delle persone che possono venire ad abitare nel nostro territorio.
quindi vogliamo creare questa città. E pensiamo che i cittadini, con i propri stili di vita, con le proprie idee, costruiscano delle città. E questo è quello che proviamo a fare anche con il nostro progetto. Grazie, grazie Giulia. Tra l'altro va quasi di parallelo a un'altra condizione perché, e con questo coinvolgo Patrizia Villa, in relazione alla riqualificazione e avere questa correzione urbana attraverso il contributo alla realizzazione di servizi che possono essere di utilizzo, specialmente visto che stiamo parlando di donna, nei confronti dell'elemento femminile che garantisce il proprio lavoro, non lo perde, non sacrifica il suo diritto anche alla piena autonomia, ma può gestire anche la condizione di famiglia. Premetto che non deve essere solo lei, perché la famiglia è formata da due elementi, e comunque sia, a parte questo, perché la mancanza di questa attenzione sta producendo delle conseguenze che, messe insieme alle criticità economiche e quindi alle difficoltà a poter mantenere in equilibrio una famiglia, ci condurrà all'estinzione, perché il nostro è un paese dove si nasce sempre di meno proprio perché mancano queste strutture, mancano questi elementi che sono presenti invece in altre società europee. Basta guardare il tasso medio di componimento di ciascuna famiglia che ci fa capire il perché, insomma, c'è questo binario che ci sta portando non molto distante, 70-75 anni al massimo. Quindi rivedere anche l'urbanistica in base a queste esigenze fa parte di un futuro che deve essere rimandato molto più in là di un semplice intervallo di tempo di 70 anni. Patrizia. Certo che sì, la città deve essere ospitale, deve essere un qualcosa nel quale una persona si muove avendo tutto ciò che le serve. Faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo poli scolastici che in realtà poi sono disseminati sul territorio, cioè quando un bambino o comunque un adolescente entra in un ambiente scolastico, creano una sinergia con le persone che ci stanno dentro. Ma se io ho un plesso a Villa Corridi, un plesso in Via Piemonte, un plesso, cioè questa sinergia non avviene. Quindi noi spingiamo per i poli scolastici, perché sono il modo attraverso il quale intanto lo spazio viene adeguato alle esigenze dei giovani e dei bambini e poi è anche un luogo nel quale ci si può riunire. E questa cosa del riunirsi è un elemento che il Covid ha molto scavato, perché ognuno di noi ha vissuto la privazione, no? Dello stare insieme. E quando adesso ci incontriamo, anche con tutte le mascherine e tutto quanto, sentiamo dentro di noi, no, la voglia di ritrovare questa socialità. Sunia, insieme a CGIL, a Fillea e allo SPI, che sono diciamo, le categorie che un po' di più affrontano questi temi, affronta appunto la questione della rigenerazione urbana, dicendo che gli spazi devono essere adeguati. Pensate a quelle persone che sono state chiuse in appartamenti di 40, 50, 60 metri quadri con bambini piccolissimi per mesi e mesi, senza gli spazi esterni, con tutte le difficoltà. Il 50-60% della vita di una persona, perché se io per vivere devo pagare un affitto che copre i tre quarti del mio salario, instabile, non continuativo, pieno di problemi, con turni che oramai non rispettano più la maternità, la paternità, le difficoltà della gestione degli orari di lavoro, è evidente che noi avremo una società che è tutto meno che inclusiva. Quindi noi ritorniamo al co-housing che abbiamo presentato in uno dei nostri progetti, che non è quello che è contenuto nel PNRR, che è un po' di vecchio stampo e tra l'altro pochissimo finanziato. Infatti noi siamo molto impegnati su questo. Pare in qualche modo che vada a scaricare sui comuni esigenze che sono chiare per tutti. Se ci sono tanti miliardi da spendere, il diritto fondamentale è un tetto sulla testa.